chiesto un'altra volta se c'ho qualche film da consigliare. Ma che ne so, voi che dite? No, perché io un po' di film ce l'ho. A sto punto non so se ricominciare serie, perché magari vi piace. Io mi aspettavo prima di che sono in tanti nel live, facciamo lunedì sera. C'è Big, ma c'è un filmetto. Vabbè, va, regà, sentite che facciamo. Io mo ricomincio la serie, qualche film lo consiglio, poi vediamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Big e siamo qui per parlare di film. Non me lo sarei mai aspettato di ricominciare una serie sul cinema, sulle serie TV, insomma sull'intrattenimento, perché mi sembrava che la serie del giorno non aveva avuto tutto questo riscontro. Invece a quanto pare, da come mi chiedete in live, perché spesso mi chiedete, senti Big, c'è un filmetto da consigliarmi, c'è una serie nuova, qualcosa, perché quello che mi ha consigliato mi è piaciuto, me lo voglio vedere. Però inizia a chiedere una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a questo punto ricomincio a dare questi piccoli consigli. Ovviamente, ragazzi, non saranno video lunghissimi, non vi racconterò il film perché non devono essere una recensione del film, ma un consiglio, quindi una pillola, un'idea su che cosa guardare. E quindi ovviamente non mi dilungherò troppo sulla trama del film. Quello poi, se vi piace, andate a cercare il trailer su YouTube, ve lo vedete e poi vi vedete il film. Facilissimo. E quindi oggi vi voglio consigliare Palmer. Palmer è un film con Justin Timberlake, è presente sulla piattaforma Apple TV Plus, che è il servizio streaming della Mela, e parla ovviamente di Palmer, che è questo ex galeotto che per problemi di gioventù ha passato 12 anni in carcere, uscito, torna a vivere dalla nonna e nella roulotte a fianco a casa sua c'è una famiglia problematica, madre tossicodipendente, il bambino comunque sia vittima di maltrattamenti sia da piccoli che da grandi, maltrattamenti ovviamente psicologici, perché il bambino è visivamente omosessuale e come ben sappiamo è un argomento scottante perché ancora tante persone non hanno la concezione che dovremmo essere tutti quanti uguali all'ottica delle persone. E, un film toccante, un film drammatico, un film che vi farà capire che specialmente i bambini vanno tutelati in tutti i modi possibili. Un film che parla di disuguaglianza, un film che parla di rapporti umani. Ragazzi, è veramente un bel film, forse uno dei più belli che ho visto nell'ultimo anno. È un film che ho visto inaspettatamente perché non mi aspettavo che potesse piacermi così tanto un film di questo tipo e invece mi ha sorpreso. Quindi sono convinto che sorprenderà anche voi. Spero che questo primo consiglio vi sia piaciuto, vi prometto che ce ne saranno altri perché questo tra l'altro, i ragazzi della chat già avevo dato, e arriveranno altri video, arriveranno altre recensioni e sapete, insomma, che sul canale abbiamo fatto partire anche altre rubriche, più la consueta live del lunedì, Free Kick, tutti i lunedì sera alle 22, lì però il tema è il calcio e il delirio a 360 gradi, c'è Offside, sempre un'altra trasmissione sul calcio, e poi c'è questa qui, il film del giorno, che parla di intrattenimento. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un like al video, un commento, condividete i nostri video in modo da farci conoscere più nessuno e seguiteci su Instagram e su Twitch, Bigos underscore official. Se volete, qui in descrizione c'è anche il nostro canale Telegram. Ragazzi, prima pillola, spero che vi sia piaciuta. Ciao, alla prossima.